Gianpaolo Boletti a Nanta scena, qui Simulano 80, con interpretazione di una delle sue canzoni, La Fissu. Dopo una formazione classica in Italia, è portato in corsa con una unità di gran carcosa, spirandosi di ciò che la via ha potuto scoprire durante i suoi viaggi. È così che è nato piano piano un gruppo canto popolo corso, un atto militante a un'epoca in cui si pensava a preservare ciò che toccava la cultura corsa, con lo scopo di mobilizzare il più possibile. E ho pensato con Pietro Belfucci Menicale, quando ci siamo incontrati di luglio 73 a far canta, e a farmi un gruppo professionale, ma allo stesso tempo lavorare di maniera una struttura musicale soda, ma allo stesso tempo qualcosa che un'apertura tutte le strutture sociali di Agostica. Accanto c'era lo stivodore, c'era lo pastore, c'era l'agricoltore, c'era appena tutti, tutto era un buon legno. E di qui che ha fatto forse che conta. Di poesie che tutto il mondo voleva cantare, tutto il mondo voleva partecipare. Mica è stata facile al principio, ma si è fatta così. E quando la notte di porta, un gruppo si è dopo ingrandato e professionalizzato di più in più. Gianpaolo Boletti è l'autore di circa 250 canzoni, un repertorio assai lungo, canti indiadi e di varietà, un'aspirazione che lo trovava camminando nante gli assi isolati. La bellezza la avevi avanti a me, dunque un po' mica sta senza che la canzone di Montagnese, l'Alta Strava, un passo di Ugello, tutto che ha giocato di maniera più appena la tradizione e di mettere una melodia in quell'armonia nanto. Non era mica semplice a fare, perché in tre minuti il tempo è corto, ce la fa il più possibile senza che la bellezza si più in pericolo. Io tutto che gli è un'arte. Al di là di un scrittore di Berk e Canto, l'Alta Strava o Clandestino, Gianpaolo Boletti è un compositore che ha sempre dato un'importanza maggiore alla melodia, con una struttura di composizione musicale propria, cercando sempre a mischiare la tradizione con l'armonia. Christophe Magdaniele è stato uno dei primi compagni Strava e Boletti. Un musicante, un manco di belle parole quando si tratta di scrivere Boeda che la scontri negli anni 70. Gianpaolo per me è un tipo con un'importanza maggiore dello sviluppo della cultura corsa, dei nostri canti, della nostra poesia. E di a tempo un poeta e un compositore che fa musica assai belle. L'anni passati, Gianpaolo Boletti è portato verso ciò che lo veggia all'inizio, a musica classica. Cugo risarte su opere più lunghe che sono scritte, o sempre una volontà fa conoscere un'altra parte di canto che si può fare in Corsica. Cugo risarte, abbiamo messo 20 anni avanti ogni ciò che noi vogliamo ogni, ma abbiamo lavorato assai e lavoriamo sempre assai. Non gioco canto sacro di noi, perché il canto sacro gli è perso la Corsica di noi, ma gli è perso il mondo sano. La cristianità siamo mica solo noi, ma ci siamo quasi tutti. Dunque ci siamo fatti accettare di tutte le strutture di musica classica, oppure i più belli festivali del mondo facevo cuore di sartè. Non sono mica scontento di ciò che ci è accaduto, ma ci è posto da lavorare, si faceva mica così. Quando il vento si spasseggia, non tu detti a muduri. Dalle canzoni popolari a un canto sacro, sono 50 anni di creazione accompagnata da lui di Guido Boletti. Una carriera fatta di successi, sempre per scopo, trasmette a tutti la sua passione e il canto.